differenza tra l'Allaro e il Vazzolaro sorgeva alla fabbrica per il ferro Robinson, dedicata soprattutto alla produzione di elementi in ferro di ampia lunghezza, come binari, travi, lastre, eccetera. Una planimetria del 1863 permette di identificare gli edifici e le strutture che componevano la fonderia. I due cortili chiudevano uno a nord e uno a sud del corpo centrale e avevano probabilmente il piano di calpestio in terra battuta.